Un altro momento importante della vita di un uomo è l'incontro con la morte. Ho visto morire due grandi uomini, mio padre e mio suocero, e sì, ho pensato che la morte è un po' come la fine di una recita. Si spengono le luci nel palcoscenico, si chiude il sipario, fine. In realtà non è così. Figli, siate forti e coraggiosi, siamo in un cammino verso una dimora eterna, è chiaro che. Ma questa canzone nasceva proprio, diciamo, dall'immediatezza, è nata proprio subito dopo la morte di mio suocero. Si muore in vari modi, mio suocero si è spento piano piano. E, come dire, era come un attore che capiva dal fatto che si spegnevano le luci del teatro, ho pensato che la vita stava finendo. Cominciamo a capirlo. E invece c'è chi, come mio padre, muore di botto, senza nemmeno prepararsi. Si va a addormentare la sera, il giorno dopo non c'è più. E lì il sipario si è chiuso immediatamente. Cosa resta? Cosa resta a noi? L'amore. Tutto è amore. Ricordatevi di questo mio amore ai figli. Cosa resta? L'amore che è stato dato. Saremo ricordati per l'amore. Come esce di scena un grande uomo quando ha detto quello che doveva dire, e con l'ultima battuta il palcoscenico deve senza esitazione abbandonare, e le luci del teatro ad una sono stelle che si spengono e più rare. Sembra quasi ricordargli che è il momento di andare. Come esce di scena un grande uomo, privo anche del conforto d'un saluto, perché senza fargli sconti quel sipario è calato proprio all'ultimo minuto. E la gente che più gli voleva bene, che sperava di abbracciarlo all'uscita, dovrà solo accontentarsi di una foto un po' sbiadita. Come esce di scena un grande uomo, che dolore abbandonare il teatro, ma che gioia poi il premio del riposo per chi tanto con impegno ha recitato. Sembra quasi che una vita sia durata la commedia della gioia e del dolore. Alla fine al suo pubblico ha lasciato solo amore. Perché quando un grande uomo se n'è andato, resta amore. Ma bisogna dedicare ancora una canzone alla moglie, anche alla moglie. Abbiamo fatto 25 anni di matrimonio.